Ragazzi, buon godo te e benvenuti su Pop Playtime capitolo 3. Non so se state vedendo Catnap come ci sta guardando malissimo. Calcolate che oggi è il 31, il gioco è uscito ieri, io mi sono completamente eclissato dai social. Praticamente sono super blind perché su io non so niente. Tutte le informazioni che sto le abbiamo viste insieme nella reaction su tutti i tre di Pop Playtime, quindi so che questo coso si chiama Catnap, è orribile. Ha una faccia inquietante, ha degli occhi terrificanti e continuerò a dire inquietante, lo so, mi avete pure fatto la battuta che dico spesso inquietante, però chissà perché lo dico. Prima di scaricare il capitolo 3 si è fatto un bel aggiornamento, infatti adesso quando voi aprite Pop Playtime c'è la schermata che vi dice capitolo 1, 2 e 3 con le immagini di Huggy Wuggy, Mummy Long Legs e di Catnap. Io vi dico la verità, guardando Catnap già sento la mancanza di Mummy Long Legs, incredibile. Allora, vi voglio dire subito delle chicche. Prima cosa, c'è la lingua in italiano. Come nel primo capitolo, perché nel secondo no? Vabbè, incredibile. Vi faccio vedere le impostazioni sus. Eccolo qua, vi faccio vedere lingua. Ho messo lingua in italiano, ho messo i sottotitoli. A questo punto, dato che c'è in italiano, io non sapevo ci fosse italiano, la nostra blind run la faremo in italiano. Semmai poi faremo l'episodio extra, che probabilmente per la lunghezza di questo capitolo saranno due, lo giocheremo in inglese, così vedremo qualche differenza simpatica. Quindi per adesso lo vedremo in italiano, con i sottotitoli in italiano, come il primo capitolo. E poi l'altra cosa che volevo far vedere per quanto riguarda la grafica, no, schermo, ho messo il limite degli FPS a 75, il secondo l'abbiamo giocato a 72, vediamo se 75 dovrebbe andare bene. Spero di fare almeno 2-3 video oggi, che voi vedrete la settimana dal 5 in poi, spero. Quindi, ragazzi, si parte. Ragazzi, come al solito, tutti i link in descrizione, se vi va iscrivetevi per godere di più. Vi consiglio di vedere anche l'episodio finale di Pop Playtime capitolo 2, l'extra, dove abbiamo completato tutte le cose del capitolo 2. Voi mi avete suggerito alcune cose, ne ho parlato nel video e adesso si parte. Io sono full blind. Quindi, capitolo 3, sonno profondo, deep sleep. In seguito all'incidente ferroviario, perfetto, ti ritrovi bloccato negli abissi con un nuovo obiettivo nel mirino. Quale sarà il nostro obiettivo nel mirino? Non si sa. Probabilmente uscire. Tra l'altro mi ha fatto ridere l'obiettivo nel mirino e nel trailer si vedeva che abbiamo una manina che può sparare, va bene. Secondo me questo capitolo sarà il più lungo, facile, perché sono più di 60 giga, quindi l'altro era 30. E secondo me, così su due piedi, sarà il capitolo che mi farà prendere più infarti. Io ho molta paura che questo capitolo sarà il capitolo dove ci saranno più jumpscare della vita. Perché uno come Catnap, che può apparire all'improvviso, secondo me, ci siamo capiti. Io direi di partire, nuova partita. Non so quanto durerà, godiamoci questa esperienza perché prima che uscirà il capitolo 4 passerà veramente tanto, ci hanno messo più di un anno a fare questo. Ragazzi, si parte, sono super in hype. Capitolo 3, si parte, let's go. Certo, vederlo in italiano fa strano, eh. Apparirà Catnap, incredibile. Mazza quanto è grosso il cursore. Eccolo Catnap. Loro sono gli Smiling Critters, quindi sono questi giocattoli che erano fatti per far addormentare i bambini. Però di fatto quello più strano è Catnap, che secondo quello che abbiamo visto nella reaction faceva venire gli incubi ai bambini. Vabbè, vedremo. Se già è inquietante il giocattolo, quanto sarà inquietante quel brutto gatto gigante? Ah, vabbè, è proprio la stessa cosa della reaction. What you've seen here is Playtime Co's own Smiling to celebrate the release of the toys sharing its name. Yet both now face the fire sparked by the inclusion of one key member. Okay. This is Catnap. Okay. And like the others of his line, you just pull his little tail and... Se ci fosse il giocattolo lo comprerei subito. Seems innocent enough. However, parents across the country report their children experiencing strange and often violent nightmares. And beside them, their little, grinning Catnap doll. Now, with controversy growing, Playtime Co. has announced the recall of all Catnap toys. Intanto che fanno vedere questo, ragazzi, sono in hype per l'idea della maschera, il fatto del gas. Nel trailer si vedeva quella specie di Huggy Wuggy, cioè insomma, ripeto, sono veramente in hype, sono veramente in hype.
Only one thing appears glaringly certain. Your children are not safe with Catman. Vabbè. Questa era esattamente la stessa cosa che abbiamo visto nella reaction. Che sta tra l'altro pure sul canale YouTube della mob. Oh, che figo il caricamento nuovo. Scusami? A parte che non vedo niente, buio, tantissimo. Non mi aspettavo un inizio così! Ma scusami! Tranne è deragliato. Siamo finiti fuori. Catnap ci ha preso pure la catnap e ci ha lanciato in questa specie di tubo. E siamo finiti in un abisso ancora peggio, ecco, vedi? Vedi? Oh! Oh! Aspetta, io stavo parlando, aspetta! Cosa? Oh! Non vedo niente! Allora, la situazione è un po' problematica, perché siamo incastrati qua, io non capisco cosa dobbiamo fare. Ok. Allora, diciamo che come partenza ci ha buttato qui sotto e ci voleva schiacciare. Ok. Hanno migliorato il metodo per salire. Ok, va bene. Ma una curiosità, abbiamo, come funziona all'inventario? Ah, l'inventario, abbiamo la manina verde. Ah, ok, vabbè, non abbiamo niente. Ok. Ah, ma siamo proprio finiti in una discarica. Ci ha proprio preso e buttati qua dentro. Grazie, Catnap, sei un bravo gatto. Ok, adesso devo tornare nel mood. Graficamente è impressionante rispetto anche al secondo, che già era tanta roba. Allora, vedo della luce qui. Ok. Oh, oh, oh! Ok. Come inizio, mamma mia, eh! Ci tiene per accovacciarti, ok? Ok, qui c'è qualcosa, però qui c'è da esplorare. C'è un po' di esplorazione, cioè possiamo esplorare? Ok, proprio vedete, magari c'è qualche cosa. Ho messo la velocità al massimo, ragazzi, eh? Ok. Cioè, pensa per un attimo, sto dicendo, ah, che carino, il gattino ci ha salvato. Invece no, ci ha proprio buttato nella monnezza, proprio. Ok. Vedi, eravamo là sotto, vedi? Siamo stati su quei tuboni incredibili, va bene, ok. Qui c'è roba? Ok, acqua che cade. Panzombani morti. Una televisione, God vs TV, vedi? Vabbè, niente, pensavo ci fosse qualche cosa. Niente, vabbè. Ok, mamma mia, inizio assurdo. Graficamente è veramente impressionante, stavo dicendo. Le manine, guarda come sono le manine. Panzombani appesi, vabbè, no. Allora, io mi chiedo, come facciamo a... Oh no. No, stavo provando a dire come facciamo a scappare. Per adesso mi sembra bello violento, eh. Oh, ecco qua. A parte, ok, salvataggio. Questo è il gas. Bene. Non me lo... Ok, ok, dobbiamo fare un po' di... L'ultima cosa che mi aspettavo un po' più di tempo era il platforming, cioè... Un super platforming. Ok, eccoci, eccoci. Ok, 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 ce la possiamo fare. Che mi... Il tasto W, non mi preme bene. Una tastiera nuova. Oh, ok. Mamma mia. Qui non vedo assolutamente niente. Io ho la luminosità al massimo, non vedo niente. Vabbè. E lì come ci arrivo? No, se casco lì sono morto. Ah, lì? Dovevo fare una cosa proprio così extreme? Mamma mia. Ok, accovacciati, fratello. No, amico. Ok, accovacciati, bravo. Ok, ok. Non possiamo saltare. Altri banzobani morti. C'ho un'ansia. Che quel coso può apparire dappertutto, no? Giusto? No, ok. Va bene. Ragazzi, mamma mia. Sto godendo e sono terrorizzato allo stesso tempo. Niente, neanche qui.
Ok. Madonna, quanto è buio. Veramente, è super buio. Ok. Oh, ehi, Candy Cat Snacks. Ah, avrei bisogno di qualche caramellina. Mi sta salendo il godo. Clean Willy. Ma è una cucina? Deragliati, siamo finiti in una discarica e ora siamo in una cucina. Ci sta guardando qualcuno? No, non penso. Poppy che fine ha fatto? Vabbè. Ok, qui ci serve. Ah, che figo l'effetto dell'elettricità! Fichissimo! Ci servono le batterie. Posiziona la batteria nella presa per fornire energia. Beh, fino a qua ci potevo arrivare. Ok, quindi ci sono due batterie incredibili. Qui? Ah, una sta lì? Ok. Ok. Ma possiamo levare sto coso? No, non lo possiamo levare. Ok. Ci serve una batteria. E dove la trovo l'altra? Ah, eccola! Magari la devo tirare meglio, no? Ok. Allora, qui si scappa. Però voglio vedere la televisione. Oh, ciao mamma! Guarda mamma Long Legs come beve la limonata. Ma Fini, questa... Ma chi ci abitava qui? Un cuscino di Huggy Wuggy. VHS blu. Tab, ormai. Debrief. Ah, un debrief. Vabbè, ok, vediamoci al debrief. Ah, ma quindi mo ci stanno i televisorini? All right, Miss Harper. Please explain the situation. Okay. There are no details. Okay. C'è una maschera. All the children were hit asleep. Okay. The people are quiet. Catnap had the red smoke in the room. Okay. Then suddenly there was this scream. Pupils and quivering lips. The way her eyes darted around the room, and I swear, her hand and mine, it felt like her blood was boiling beneath her skin. She saw something too. Ok, sta raccontando gli effetti che Catnap dava, quindi. We'll provide the very best care we can offer. La mia parola. You have my word. But this is important. Questo è importante. Did Marie happen to describe what she saw? Okay. Yes, a monster, she said that it was... Mostro senza colori. I could feel a poor little heart pounding. Vabbè, questa è una tizia che sta raccontando che i bambini avevano gli incubi, no? Solamente erano sui primi di braccio, si agitava. L'esorcista, ci vuole. Ma che è sto rumore? I wanted to talk to her, see how she's doing. I really need to hear her voice right now. Okay. Would not be advised, Miss Harper. There are many concerns. Vitals show normal, and we'll continue to monitor. She'll be okay. No. Well, pardon me if I'm not comforted by that. Just bring my little girl back to me. Ragazzi, non so che dire. Pure le videocassette sono fatte meglio del 2. Cioè, è tutto assurdo. È tutto incredibile. Cioè, non so dove ci troviamo. È un... Vabbè, scusa. Ok. Se questo è il mood del capitolo 3, wow. Guarda che figo i colori. È un mood completamente diverso dal primo capitolo del 2. Già siamo all'inizio. C'è un mood terrificante. Cioè, il terrore che pure le sedie tra un po' mi mangiano. Il primo era ok, il secondo con la Game Station, c'era Mammy, va bene, ma questo è un mood assurdo, complimenti. Allora, andiamo avanti, non abbiamo trovato collezionabili per adesso, qui c'è del sangue blu. Cioè, io veramente il terrore che qualsiasi angolo mi possa ammazzare. Ah, lui è Bumba, ricordo di te. Come si ricorda di me? Come si... Che vuol dire si ricorda di me? Allora, aspetta, no, mi sto flashando delle cose. Allora, o è una registrazione a caso, e questa è una trollata incredibile, oppure sta dando ragione a Mammy Long Legs. Quando lei nella terza sfida del capitolo 2 ci dice tu lavoravi qui e se c'è una persona che merita di morire sei tu. E noi non ci vediamo di corpo. Guardate, se non c'è un colpo di scena alla fine noi siamo qualcuno di importante. O un dipendente, però... Vuoi vedere che Elliot Ludwig non si vedeva nella videocassetta nel suo ufficio? No, vabbè, non possiamo essere noi, no, ok, stavo lasciando che fossimo Elliot Ludwig, magari, forse era troppo. Perché noi torniamo qui, ci arriva una lettera. Pensieri incredibili, andiamo avanti. Want to know what I remember about you? No, vabbè, ma che ansia. Io non ho parole. I'm Bubba Bubblefoot. Hey,
I remember you. Allora forse però non è proprio riferito a noi, forse lo diceva a tutti i ragazzini. Esatto, non dimentica mai. E chi l'ha ammazzato, Catnap? Ok, Bubba l'abbiamo perso. Sto avendo terrore e godo allo stesso tempo. Io, vabbè, ne riparleremo di questa cosa incredibile. C'è Bubba, c'è tutto sangue. Cosa? A parte che per un attimo pensavo fosse il cellulare mio perché ce l'ho davanti. Comunque, che te lo trovo il telefono? Buongiorno. Sta squillando il telefono, io non so dove devo andare. Ok, qui devo portare la corrente. No, vabbè, ma che figata è il telefono? E dove lo trovo? Ma qui c'è corrente. Ah, è al contrario. Aspetta. Questo non si apre? No. È al contrario. Vabbè, ma che figata gli effetti, tutto fighissimo. Aspetta. No, è al tempo come la seconda. No. Aspetta. Non è che Bubba l'elefante, ti immagini? Apri sto coso, apri sta porta. Oh. Ah, ma questa è la porta segreta poi, tra le altre cose. Vabbè. No, vabbè, non ho parole. Vabbè, ma che figata è, dà l'idea di essere perso. È un bambino! È un orfano di quelli vivi! Oh! Ragazzi, ma che figata è! Ci ha dato una batteria dal tubo! Come c'è entrata poi la batteria dal tubo, che il tubo è piccolo e la batteria è grossa? Ma quindi abbiamo preso il telefono, ce lo siamo portato appresso. Ok. Non vuole che crepiamo. Perché forse sa che siamo venuti a salvare i bambini. Perché la nostra missione è venire a salvare gli orfani nel primo capitolo, giusto? Va bene, ok, grazie. Ma posso parlare con lui quanto mi pare? Wow. Ma lui mi vede? Infatti, vabbè, ma sa tutto questo, ma lei ha bisogno di te. Abbiamo bisogno di te. Ah, li ammazzati tutti, bene. Qualunque cosa voglia. Siamo in contatto. Ma io ho talmente tante domande. Quindi lui ci ha preso qui, questo infame, ci ha buttato nel posto dove stavamo per essere schiacciati malissimo. E lui sapeva tutto, sto ragazzino. Vuoi vedere che è lui che ha interrotto Poppy, forse nel capitolo 2, perché nel capitolo 2 Poppy ci stava parlando. A un certo punto si sentiva un susso rumore. Forse ha incontrato lui. Work area. Ora, questo inizio è assurdo. Ma quindi il telefono ce lo portiamo appresso? Ah, ok, vabbè, ma lo possiamo vedere sto telefono? Ah, no. Ah, ma quindi ce l'abbiamo equipaggiato col telefono, come la maschera antigas? Quindi il telefono ce l'abbiamo appreso. Ma poi scusami, come fa il bambino a vederci? Quindi il telefono. Agli occhi il telefono perché ci vede? Forse ci vede dal telefono? Tipo una webcam. Il discorso del bambino che si chiama Holly. Le frasi che ha detto sono quelle che diceva nel trailer, del terzo e secondo trailer. Quindi che Catnap ha come playground, appunto, playcare, lì comanda lui e se c'è trova c'è magna, nel senso è questo. Poi tutto in italiano, tanta roba. Chissà perché il 2 non l'hanno mai messo in italiano. Ok, la musica è sparita, non è un buon segno. Io non ho parole, ragazzi. Veramente non ho parole. Ah, vabbè, ma chi l'ha visto? Ok, hanno migliorato parecchio, devo dire, la... No, stavo per dire che hanno migliorato la... Ok, perfetto. Hanno migliorato il salire sulle cose. Ma volevo esplorare qui se c'erano cose. Non so se ci sono i collezionabili, Ma voglio esplorare un attimo, perché, scusate. Non è che ci stanno dei collezionabili nel fuoco. No, andiamo. Cioè, vorrei dire tante cose, ma sono un attimo bloccato. Salvataggio. See you again. Sempre... Ma che è sta? La limonata di Mammy Longlegs? Beh, una... Goccetto.
Oh no, ah ok, lì ci vedono enigmi veramente problematici, per me almeno. Questo è un huggy-wuggy terrificante, andiamo avanti. Comunque stavo pensando, prima di entrare qui, che probabilmente quella stanza lì del collettino, col divano, tutto train station, i bambini quindi si fermavano qui, ok. Forse è la stanza della sicurezza, che mangiavano, cucinavano e buttavano la roba nella discarica, non lo so. Il fatto che non c'è musica mi terrorizza. Ma queste sono le famose finestre che nel capitolo 2 abbiamo letto il foglio, che diceva che volevano mettere le finestre finte per i bambini, forse. Next train. Ah, giusto, qui possiamo leggere. Ma questi sono gli orari del treno. Ok, ok, non abbiamo trovato fogli per adesso. Ammazza, ho detto adesso non abbiamo trovato fogli. Foglie. Ah, non posso prenderli? Ah, beh, questo era pure illuminato. No, dai, pensavo fosse un foglio da leggere. Ancora non ho trovato niente. Questi appunti? No, posso fare niente. Ragazzi, niente, non posso fare niente qua. Ammazza, questa era per la sicurezza, vedi? Ok, vabbè, andiamo, non ci sta niente qui. Ok. Va bene, mi sono dato la porta in faccia numerose volte, non fa niente. Afferra la maniglia e ruota il raggio con QE. Ah, questi sono i famosi enigmi nuovi. Raggio verso l'intenzione corrente toccando al tempo la fonte di energia. Ok, questi sono i nuovi enigmi incredibili. Ok, ed è per la porta ovviamente questo, vero? Ok. Allora, che ha detto che devo fare? Afferra la maniglia. Ah, ok. Così? Vabbè, che figata, ok. Mi ha ricordato tantissimo gli enigmi di Genshin Impact. Non so per quale motivo. Perché sento rumori da questa stanza, scusate? Mi ha ricordato gli enigmi di Genshin Impact per qualche motivo. Per questo l'ho fatto subito. Vabbè, ma mi ha aperto la porta da prima. Vabbè, ma qui ci sta maintenance. Vabbè, ma qui siamo... Ah, mo si apre... Ah, ok. Questa era per entrare, no? Adesso possiamo entrare in questo posto orribile. Tornelli, ok. Possiamo entrare... Ok. Va bene, nuvole incredibili. Qui c'è il polletto. non mi ricordo come si chiama. Qui c'è un sacco di mammi long legs. Scusate, cos'è questa roba qua? Ma l'abbiamo incontrato sto coso? È una scatola. È una scatola con dentro quel coso. Cioè ci mancano pure le scatole che fanno boot. Cioè sono tipo quei giochetti che tiri la molla e esce fuori il clown. No vabbè dai, pure quelli ne la posso fare, eh? Pure quelli no dai. Sentiamo il polletto, va. Hey, nel cartone animato aveva una voce diversa. Vabbè. It's looking pretty bad outside. Ok, piuttosto figo là fuori. Vabbè, questo è proprio il teenager. I've never been outside before. E beh certo, giustamente, siete chiusi qua dentro. Will you come with me? I'm scared. Ok, chicken, va bene. Here, follow me. Seguimi. I'll step out first. Esco per primo. Vabbè, ma che cavolo, porello! Allora, Bubba l'abbiamo perso. Chicken, mi sa che è stato cotto, è diventato un petto di pollo. Hey, I'm chicken chicken. Chicken mi sa che è finito in qualche rosticceria con Franchino. È diventato un pollo che si è mangiato Franchino. Salutiamo Franchino, incredibile. Non siamo neanche arrivati a Playcare, volevo arrivare almeno a Playcare, ok. Io ho paura di questo affare, mi ci mancano solo le scatole magiche che fanno uscire cose brutte. Guarda, graficamente incredibile, guarda. Ok, dobbiamo premere interruttore e attivare la funivia. Sì, dobbiamo attivare la funivia. Eh sì, non c'è altra alternativa. Andiamo. Ok. Ragazzi, mamma mia. Volevo arrivare a Playcare se ci arriviamo, eh. Ah no, era proprio un caricamento. When you look around at the world today, what one thing do you think? Non mi aspettavo che parlasse proprio Elliot. I asked around once. Chiese un po' in giro. Money, I never have enough. Understanding, I can never get any. Okay. Faith, the common man has lost it. Each answer was different. Ah, eccolo! And I could perhaps see some little change. But I think each was also missing something. Okay. Something simple. You see,
Not one of them could muster a smile. Un po' inquietante quello che stai dicendo. Io sto guardando la desolazione di Smaug, però, eh. Ah, è finito così? Ah, un sorriso e speranza, ok. A smile is love. A smile is understanding. Vabbè, ma scusami, ma Plague è questa struttura. Ma non mi aspettavo che fosse così orribile questo mostro. Catena di speranza e di sogni. Or is only through hopes and dreams that we may create a better world. Capito, ma sembra un laboratorio dell'area 51. After all, this company and its toys are nothing without them. Eh certo, questi bambini deserve to smile. They deserve to love. Sì, sì. Oh, no, questo è fumo rosso. No. That is why it is with enormous pleasure that as the founder of Playtime Co. I announce Playcare! Ho avuto un attimo l'illuminazione su una cosa, come la dico. Sì, questo è proprio il trailer, le stesse cose, è una scuola. Vabbè, lo dico dopo, volevo dire una cosa prima. Its teachers and counselors, mothers and fathers, until such a time. Io non ho parole, è fighissima questa intro. May Playcare bring joy, smiles to all who enter these doors. Lo vedo. But what gives life its meaning if not a smile? No, io volevo dire una cosa che c'ho. Ci ho messo qualche secondo. Quando noi siamo entrati, avete visto che c'era il rosso? Noi siamo entrati con questa funivia dentro il fumo. Cioè, oh, aspetta, forse no. Allora, o è fumo o è una luce rossa. Se è una luce rossa, allora quello che sto dicendo non ha senso. Ma se fosse fumo rosso, in qualche modo, all'entrata della funivia, vuol dire che noi stiamo vivendo qualcosa che non è reale. Perché se Catnap, con il suo fumo, come abbiamo visto nel trailer, abbiamo sentito la videocassetta, terrorizza i bambini, viviamo gli incubi, o illusioni, quello che è, fatto dal fumo di Catnap, e quello lì all'entrata della funivia era fumo rosso, era una luce, non ho capito, sembrava fumo però. Oppure no, aspetta, Holly, come ti chiami? It's me again. Vabbè. Cool place, right? Punti di vista, fratello. Kids used to live here. Io non esco, no? Ciao, prossimo episodio, ora guarda. Anyways, do you see that statue in the middle of the room? Sì, quella con the stairs that go under it. There's a really cool room in there that powers literally all of Playcare. Laggiù posso darti una chiave, oh mamma mia. Ragazzi, ovviamente ci fermiamo qui, prossimo episodio andremo a affrontare quest'incubo. Però se quella lì è luce, una luce rossa, e poi avete visto? Sembrava un laboratorio dell'area 51 sottoterra. Cioè, altro che questi scendevano col treno, prendevano la funivia e poi andavano in questo specie di arena sotterranea che ci è costruito dentro questo, assurdo. Boh, vabbè. Quindi se è fumo rosso, allora noi già stiamo in qualcosa che non è reale. Immaginate che noi stiamo vedendo questo, ma in realtà questo non esiste. Se noi siamo entrati in quel fumo rosso all'entrata della funivia, forse i bambini vedevano questo, ma in realtà non è così. Magari è tutto distrutto qua. Mi sto spoilerando il finale, magari. Magari qui non c'è niente, magari qui è un laboratorio ancora più brutto. Oppure semplicemente la luce rossa e mi sto flashando tutto. Comunque ragazzi, io direi di finire assolutamente qui l'episodio. Io registro subito un altro episodio, magari pure due. E spero vi siano piaciuti anche, tra l'altro, il prologo di Elden Ring e quello di Palworld, che continueranno dopo Chapter 3. Io sono veramente in hype e ci sono 5 edifici da esplorare. Vedremo, io... Prossimo episodio si chiamerà Playcare sicuramente. Ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Che godo sia con voi, ci vediamo al prossimo episodio.